Sindaco, Francavilla Fontana, la BIT di Milano, non è il primo anno, porta tutte le sue peculiarità qui insieme alla Regione Puglia. Ecco, qual è il punto di forza della sua cittadina? Ma io direi che i punti di forza sono diversi, non lo dico perché sono il sindaco, ma ci credo molto. E noi abbiamo incentrato la partecipazione a questa edizione della BIT sulla immagine del Confetto Riccio, per la verità non soltanto sulla immagine, ne abbiamo portati anche diversi e li abbiamo diciamo distribuiti perché tutti potessero assaggiarlo, perché il Confetto Riccio, che è un presidio slow food, richiede per la sua preparazione una pazienza certosina da parte dei maestri ricciai, ma è un simbolo del tipo di turismo, di offerta turistica che è possibile coltivare nell'entroterra brindisino per quanto ci riguarda, ed è un po' il simbolo, diciamo, quella pazienza, quella lentezza, lo dico in termini di turismo lento e sostenibile, è un tratto distintivo anche di alcuni momenti clou della vita della comunità di Francavilla Fontana. Penso, tra le altre cose, senza che l'accostamento risulti forzato, alla processione del Venerdì Santo, ai riti più in generale della Settimana Santa. Insomma, noi vogliamo alimentare quel tipo di turismo, pensiamo di essere in grado di farlo, che poi ha sullo sfondo del confetto immagini come quella della cupola della nostra Basilica, che è la più alta del Salento, le ceramiche di Vietri della Chiesa di Santa Chiara e tanti altri valori architettonici e storici che la nostra città, di cui la nostra città assolutamente dispone. Quindi noi approfittiamo di questa giornata in BIT per assaggiare anche il Confetto Riccio. Sì, ne abbiamo portato una quantità che, se non è sufficiente per tutta Italia, lo è senz'altro per lo stand della Puglia, che si riconferma molto attrattivo, si riconosce subito per le luminarie, per alcuni altri elementi identitari, e per questo voglio complimentarmi con la Regione, con chi lo ha allestito in particolare, e ringraziare l'assessore Lopane, insomma, tutte le persone che si sono adoperate perché anche questa edizione fosse molto partecipata da tutti i comuni della Puglia, quindi anche da chi come noi viene appunto dall'entroterra, ma ha dei valori da esprimere.